guys, e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi abbiamo un menù veramente particolare. Siamo io e Eric dal vecchio campo, perché quello solito nostro c'è l'erba alta, e l'obiettivo è arrivare oltre quella montagna là grande che vedete, Eliak, che avevo già fatto vedere. Noi staremo un po' più a sud e andremo fino in Slovenia. Perché? Perché un mese fa ci sono stati degli incendi che hanno interessato quella zona. Sono durati una decina di giorni a più riprese, e c'erano Canadair e elicotteri che volavano tutto spiano per riuscire a spegnerli, e hanno fatto davvero tanto danno. Allora ho deciso di andare a dare un'occhiata per vedere questa devastazione dall'alto, che sì, è un paesaggio macabro, ma penso che sia anche in un certo senso suggestivo. Non ci sono stati, credo, danni ad abitazioni, in caso poca roba, e non ci sono state vittime, quindi questo è già bene. Purtroppo a livello di fauna invece ci sono stati gravi danni. Immaginate una zona come il Carso, così selvaggia, sicuramente ci sono stati dei danni. E là dietro ci sono le frecce che stanno facendo le prove a grado, domani hanno l'air show, e quindi aspettiamo di decollare, perché di ritorno magari una traiettoria potrebbe essere questa per ritornare a casa loro a rivolto. Quindi abbiamo messo giù le vele, aspendiamo un attimo e ci andiamo a fare questo bel volo. Andremo verso est, quindi piglieremo su Marcello, che ci aspetta nel suo campo e decollerà quando ci vede arrivare, e andiamo giù per di là. Dai, ci vediamo in volo. Here we are. Mi si è rimpicciolita la testa. Dondola il casco. Buonissima. Eccoci ragazzi, partiti! Adesso stiamo puntando un po' verso nord, nord-est, perché qui c'è la TZ di Ronchi, quindi noi dobbiamo fare il giro così e passeremo fra la TZ di Ronchi e la TZ di Gorizia. La meteo è buona, c'è un po' di venticello e la meteo mette vento da sud-est, quindi magari là sopra, non so, noi proviamo ad andarci, se è brutto torniamo indietro. Quella è l'unica incognita che abbiamo oggi, che il vento ci rompa un po' le scatole. Ok Eric, possiamo puntare adesso verso est, sud-est. Eccolo Marcello che alza la vela, la controlla e comincia a correre, e credo che ormai sia in volo. Grande Marcello! Eccolo, eccolo Marcellino! Eccolo! Sì, dai, però è meglio secondo me che cominciate a far quota per stare fuori un po' dallo sporco. Ok ragazzi, recuperato Marcello, puntiamo sud-est. Ora spengo le GoPro perché se no non ho abbastanza batteria per tutto il volo. Comunque quello è bruciato, non sono le nuvole. Cioè, dentro sono le nuvole, ma lì in primis non sono, è bruciato. Sì, ti confermo che è bruciato. Non sapevo che avesse preso anche lì sulla vallata di Liak. Ah, quello lì è quello che è andato verso Gorizia, lì della zona industriale. Qui ragazzi il monumento del San Michele, col museo. Si cominciano a vedere i primi danni. Qua è tutto bruciato. Mamma mia. Mamma mia, che guardate là! Ma il peggio dovrebbe essere più ancora verso est. Tipo, guardate questa abitazione, aveva le fiamme a 15 metri, 20 metri. E
Il primo incendio sembra sia partito da un fulmine. La notte prima c'è stato un grosso temporale. Poi più verso Trieste è partito un altro il giorno dopo, sembrerebbe causato da una scintilla dalla ferrovia, da un treno. Però poi partivano in maniera strana, contemporaneamente tre lungo tutte le colline, e probabilmente poi ci sono stati dei piromani maledetti bastardi che continuavano a dar fuoco. Appena si spegneva, il giorno dopo ne partiva un altro. E il fumo arrivava fino a casa mia, nevicava cenere praticamente. Ma comunque devastante, assurdo. Cioè ragazzi, guardate qua. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, guardate qua. Guardate qua. Cioè qua è tutto morto. C'è qualcosa di verde. Queste qua sono tutte, vedete, trincee, camminamenti, buche di bombe, voragini. Questa, quella lì forse no, quella lì forse era più un accampamento. Siamo nella strada del ritorno, guardate come si vede la laguna, spettacolo veramente, giornata incredibile, ci becchiamo anche un bel tramonto. La pianura, guardate che visuale, devo fare una foto aerea. Ragazzi, siamo appena atterrati, scusatemi ma ho finito la batteria sul casco, quindi alla fine non ho potuto dire molto, ma vi dico adesso che è stato un volo davvero incredibile. C'era paesaggio incredibile, luce incredibile, tramonto incredibile, un po' deprimente se possiamo dirla così, perché insomma la zona è stata colpita da una disgrazia non da poco, ma la natura saprà sicuramente rifarsi e magari il prossimo anno andiamo a farci di nuovo un giro e vediamo com'è la situazione. E vi lascio dicendovi di iscrivervi al canale come sempre e di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, e noi ci vediamo con il prossimo video e con una news che ancora non vi spoilerò, però state attenti perché succederanno delle cose. E statemi bene, tante belle cose, e noi ci vediamo sempre al prossimo video. Ciao!